Diamo conto di una recente pronuncia della Cassazione, per la precisione è un'ordinanza dell'11 agosto 2021 che reca il numero 22.730, sezione seconda della Corte di Cassazione, dove sostanzialmente si è preso in esame da parte appunto degli Ermellini un caso che in effetti tende a verificarsi con una certa frequenza nelle aule di giustizia, cioè quel caso in cui gli attori di un giudizio, coloro che propongono la causa, si qualificano in realtà come eredi di un altro soggetto deceduto, quindi di fatto agiscono, come suol dirsi, non iure proprio, ma iure ereditario, facendo quindi valere diritti che competevano al proprio dante causa, il de cuius, appunto, il soggetto passato a miglior vita, e che si fanno valere in quanto appunto eredi, cioè soggetti vocati all'eredità per legge, i quali hanno deciso di accettare l'eredità medesima. Ora, un tipico caso può essere nell'ambito del risarcimento del danno di tutte le azioni risarcitorie di qualsivoglia tipo, può essere quello appunto della vittima, per esempio, di un sinistro stradale piuttosto che di un infortunio sul lavoro o di un caso di malpractice medico-legale, in cui appunto la vittima principale, come viene usualmente definita, decede e gli eredi agiscono per far valere, oltre al loro magari danno personalmente patito, appunto iure proprio, quindi la sofferenza, il danno morale di natura esistenziale, anche per far valere, per esempio, un danno biologico permanente o temporaneo che la vittima principale, poi deceduta, avesse però patito da un certo momento in poi. Per esempio, dal momento dell'incidente al momento del decesso, dal momento dell'infortunio sul lavoro al momento della morte. In tutti questi casi, gli eredi si qualificano per tale nell'atto introduttivo e capita, non di rado, che si vedano eccepire dalle controparti il fatto di non aver dimostrato di essere eredi a tutti gli effetti. Cosa deve fare in questi casi un attore il quale appunto intraprende una causa civile per far valere un diritto che egli vanta non in proprio, quindi in prima persona, ma in quanto erede di un terzo soggetto? Evidentemente lo dovrà dire, lo dovrà allegare, questa è la prima cosa. Ma come potrà dimostrare di essere effettivamente erede? Perché la domanda non è peregrina? Perché in realtà, come sapete, la qualifica di erede non si acquista tout court con il decesso appunto di un determinato soggetto e con la sussistenza di un rapporto di parentela più o meno diretta con questo stesso soggetto. Per potersi qualificare come eredi, alla stregua di eredi, è necessario dimostrare di aver accettato l'eredità. Di tal che ne potrebbe conseguire un certo imbarazzo nel momento in cui gli attori, coloro che hanno fatto la causa, non hanno mai accettato formalmente e quindi espressamente l'eredità medesima. Per fortuna soccorre il buon senso, in questo caso un buon senso cristallizzato nell'ordinanza della Corte di Cassazione di cui stiamo parlando, dove sostanzialmente la Corte mette in evidenza un aspetto che peraltro dovrebbe essere ovvio a tutti coloro che masticano il diritto, e cioè appunto che l'eredità può essere accettata sì formalmente ed espressamente, può essere accettata a norma del codice civile anche tacitamente, cioè con l'esecuzione, l'effettuazione, lo svolgimento di attività che sono incompatibili con la volontà di rifiutare l'eredità medesima, tra le quali attività che sono quindi sintomatiche della volontà del chiamato all'eredità di accettare l'eredità medesima, c'è evidentemente anche proprio il fatto di intraprendere una causa per far valere un diritto di colui che è deceduto. In tema di legittimatio ad causam, dice questa pronuncia della Cassazione, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare, ricordiamo allegare, evidentemente significa dire, riferire, affermare fin da principio nel proprio atto introduttivo, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima, per
posizione del proprio autore, che sarebbe poi il morto, il soggetto deceduto, fornendo la prova in ottemperanza all'onere di cui l'articolo 2697 del Codice Civile del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. Quindi, fondamentale riferire, cioè allegare di essere l'erede, però poi bisogna anche dimostrarlo. E qui viene l'aspetto più interessante di questa pronuncia, laddove la Cassazione dice: d'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Codice Civile l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, e cioè id est, con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, tutto ciò premesso, l'accettazione, dicono i giudici di Cassazione, è implicita, deve ritenersi implicita, nell'esperimento da parte del chiamato di azioni giudiziarie. Perché questo? Perché le azioni giudiziarie, siccome sono intese alla rivendica di determinati beni, o alla difesa della proprietà, o alla pretesa, esempi che abbiamo fatto in apertura del nostro intervento, della liquidazione di un risarcimento per danni, evidentemente sono tutti atti dispositivi che non rientrano nel novero di quegli atti meramente conservativi o di ordinaria gestione dei beni ereditari che sono consentiti al chiamato a prescindere dal fatto che egli voglia o non voglia accettare l'eredità. Quindi, concludendo, la stessa azione giudiziaria in cui il soggetto accampa la qualifica di erede e chiede il ristoro di un danno patito dal proprio de cuius, costituisce accettazione implicita dell'eredità e quindi è la prova che la qualifica di erede, il soggetto a tutti gli effetti, la possiede. E questo evidentemente mette la parola fine a una serie di, diciamo così, contraddittori di carattere più o meno interessante, ma in realtà, alla luce di quanto abbiamo detto, assolutamente pretestuosi, che possono invece nascere nel momento in cui la controparte dovesse appunto formulare l'eccezione di cui abbiamo parlato all'inizio appunto del nostro intervento.